sono gli zapatisti? Gente dal basso, gente comune. Uomini e donne ribelli, bambini sognatori e anziani indomabili. Popolazioni indigene maya che 20 anni fa ci hanno svegliato al grido di già basta. Già basta che cosa? Già basta con violenza, morte, sfruttamento, espoliazione, umiliazione, disprezzo, repressione contro le popolazioni indigene, le donne, la natura. Che cosa chiedono al governo? Niente, non chiedono niente al governo. Con l'insurrezione del 94 hanno reso pubbliche 11 richieste. Hanno dialogato con il governo e firmato accordi che non sono mai stati rispettati. Di fronte a questo tradimento, gli zapatisti hanno deciso di andare nei loro territori e costruire la loro autonomia dal basso. E il governo ha risposto con la guerra. Che hanno fatto in questi 20 anni? Organizzarsi. Hanno creato un altro mondo che persone venute da tutte le parti hanno sperimentato nella scuola zapatista, chiamata Escuelita. Un mondo libero, dove non c'è sfruttamento, né oppressione, né violenza, né gerarchia che non sia per servire. E in quest'altro mondo ci sono giunta del buon governo, scuole, cliniche e ospedali autonomi. C'è resistenza economica e lavoro collettivo, e ci dimostra che è possibile vivere in un altro modo e che lo stanno costruendo con mani e cuori organizzati, nonostante le vessazioni costanti e gli attacchi del governo e dei paramilitari. Però i mezzi di informazione parlano di guerra contro il narcotraffico, non contro gli zapatisti. È la stessa guerra. Una guerra fatta dall'alto contro tutti. Una guerra di logorio integrale, che le popolazioni indigene subiscono da più di 500 anni e che, se guardiamo bene, avviene da tutte le parti. I mezzi di informazione sono comprati proprio da quelli che stanno facendo la guerra, i proprietari del capitale. Per questo abbiamo anche i nostri mezzi di informazione liberi e la nostra comunicazione comunitaria, per essere informati con la verità. Perché il governo vuole finirli? Vuole conquistare il loro territorio, perché oltre a essere pieno di petrolio e uranio, è pieno di indigeni. E gli indigeni, oltre a non parlare spagnolo, non vogliono carte di credito e si occupano di seminare. Non sono né consumatori né produttori, sono superflui e tutto il superfluo è eliminabile. Però non se ne vogliono andare via e non vogliono smettere di essere indigeni. La loro lotta è per essere riconosciuti come popolazioni indigene, per vedere riconosciuto il loro diritto a esistere, senza convertirsi in qualcos'altro. Perché non rispondono con le armi se sono un esercito? Non bisogna confondere le ZLN con le basi d'appoggio zapatiste, che sono la gente del popolo organizzato. Le ZLN dice: ci siamo fatti soldati affinché non ci siano più soldati. E si stanno facendo sempre più invisibili, lasciando le basi d'appoggio comandare obbedendo. E perché si coprono con il passamontagna? Loro dicono: ci siamo dovuti coprire il volto per essere visti. Il passamontagna è un simbolo di resistenza. Dietro questo passamontagna c'è il mio volto e anche il tuo. E le donne? Partecipano in tutte le aree dell'organizzazione, così come è scritto nella legge rivoluzionaria delle donne. E perché Marcos è un leader meticcio? Marcos ha smesso di esistere il 25 maggio del 2014 e era un portavoce come Moisés. Chi sta realizzando la costruzione dell'autonomia zapatista sono donne e uomini comuni, ribelli, indomabili, organizzati. E quanti sono? Un sacco. Dove stanno? Dappertutto. Il dolore e la rabbia si estendono per il mondo intero. Sboccia lo zapatismo da tutte le parti in iniziative pacifiche, in questo mondo dove entrano molti mondi. Decine di paesi dicono che gli zapatisti stanno da tutte le parti, che siamo un sacco a difendere la libertà, a costruire autonomia e a tessere sempre meglio le nostre reti di solidarietà. E come stanno oggi le popolazioni zapatiste? Ogni giorno, mentre costruiscono la loro autonomia, devono resistere agli attacchi militari, ideologici e economici. Violenza, vessazione, incarceramento, sfollamento, disprezzo sono il pane quotidiano. Come fanno giustizia? Dicono che cercano giustizia e non vendetta. Affrontano quelli che stanno in alto senza timore, con la rabbia degna, la memoria e il servizio alla comunità. Ci insegnano che la forma di fare giustizia è organizzandosi, costruendo autonomia quotidianamente, ognuno nella sua geografia, dal basso, senza negoziare, senza vendersi, senza arrendersi né vacillare. E io che cosa c'entro con tutto questo? Il loro dolore è il nostro, compa. Con loro cadiamo tutti e tutti ci rialziamo. È ora di agire. La realtà è nostra.